Salve, benvenuti nel canale LoloTube 75 Cucina. Innanzitutto voglio augurarvi un buon Natale e buone feste. Salve amici, volevo anche io augurarvi buone feste a tutti quanti e buon inizio e buon fine anno a tutti. Oggi faremo LoloTube Cucina, una nostra nuova categoria. Allora, iniziamo subito con elencare gli ingredienti. Inizieremo dal dolce, anzi prima di tutto dobbiamo dire che è un dolce brasiliano, giusto? Certo. Vai, inizia con gli ingredienti. Allora, è un dolce brasiliano tipico per le feste, per il compleanno. E adesso vi spiegherò la ricetta. Va bene anche per le feste di Natale, per qualsiasi, qualsiasi okay. Latte. Zucchero, 2 latte di latte condensato, 500 g di latte e 3 uova. Partiamo da caramello. Iniziamo dal zucchero che dobbiamo sciogliere per fare il caramello, che è la base del budin. Mettiamo lo zucchero a caramellare. Quanti cucchiai di zucchero si mette, Luisa? 10 cucchiai di zucchero. Ma questo dipende da voi, da quanto è grande lo stampo e da quanto quantitativo fate di budino. Certo. Facciamo per 4 persone, giusto? Sì. Si fa sciogliere lo zucchero con l'acqua poi anche? Si aggiunge anche un po' di acqua. Ecco, si aggiunge anche un po' di acqua. Allora scelta anche, perché si può usare anche il zucchero bianco. Sì. Ma io preferisco il zucchero di canna. Vedete, con l'acqua si scioglie velocemente, no? Colore bronzo. Sciogliere bene, ecco. Non è ancora sciolto totalmente. Ok, questo non è ancora la giusta... Non è il punto giusto. Ecco, siamo arrivati al punto giusto. Quasi, no? Cioè, non ancora. E adesso inizia a sciogliere veramente il zucchero. Il zucchero si è sciolto quasi completamente, ancora un attimino. Perché inizia a diventare un po' duro. Sì. E dopo si scioglie. Adesso si inizia a sciogliere di nuovo. Sì. Fino ad arrivare alla giusta consistenza. Fatto questo della giusta consistenza, sì. Dopo che diventa perfetto, fatto. Bellissimo. Adesso lo versiamo dentro lo stampo. Lo versiamo dentro lo stampo. Fate questo lavoro, ragazzi, prima che si raffredda del tutto. Sì. Comunque ragazzi, anche se non viene perfettamente, si scioglierà comunque una volta messo in forno. Certo. Passiamo all'ingrediente. 500 ml di latte. Ok. Freddo va bene a temperatura ambiente? Freddo, temperatura ambiente. Ok, non è, questa non è una cosa importante. No, no. Ecco. Poi... Che buono, latte condensato. Noi di solito in Brasile scatole di cartone. Ah, sì. Vendono il latte condensato cartone? Sì. Figa, qua no, qua da noi non si trova. Aggiungiamo la prima lattina di latte condensato. Che buono, ragazzi. Che fame. Che buono. Eh sì, è un dolce buono. Una specie di budino fatto di latte e uova messo in forno. Prima è andata. Poi lecco io le scatole. Certo. Aggiungiamo la seconda. Non sprechiamo nulla. Certo. Anzi, oh, non lasceremo nulla al marito. Ti pareva. Oh, ogni caloria. Che goduria! Ecco, diciamo che non è proprio dolce dietetico. No. Però super energetico sicuro. Certo. Diciamo che per le feste si può fare tranquillamente un po'. Si può fare un po' di eccezione. Sì, sì. Aggiungiamo 3 uova intere. Per 3 minuti si mescola il tutto. Si mescola tutto. Via. Passato 3 minuti, è venuto giusto il composto? Certo, facciamo un po' di attenzione.
E il contenuto va dentro il forno a bagnomaria, giusto? Certo, per un'ora e mezza. Il forno a 180 gradi. Versiamo piano. Ecco. Sentite il rumore? Sì, bellissimo. Perché il caramello è ancora caldo. Certo, con attenzione. Con attenzione, sì. Lo appoggiamo dentro dell'acqua. Praticamente una classica cottura a bagnomaria. A bagnomaria. Con la carta tagliola, sì. Copriamo, sì. Ah, non sapevo. Perché questo ci aiuterà. Sì, ancora di più a fare una cottura a vapore, tipo. Certo. Il forno già a 180 gradi. Come inforniamo ragazzi? Ci aspettiamo un'ora e mezza più o meno. Beh, allora ci vediamo dopo un'ora e mezza, per voi sarà un secondo e qualcosina in più. Ci vediamo dopo, ciao ragazzi. A dopo ragazzi, ciao. Faccio la prova del stuzzicadente per vedere a che punto siamo. Ci vuole ancora un poco, vedete che non è asciutto ancora, totalmente, però adesso lo tolgo la carta stagnola e lascio cucinare così perché deve dorare, ok? Sì. A dopo. Adesso viva! Eccoci qua! Tanto caramello, guarda che bello. Sono riuscito a riprenderla bene. Ti piace? Bellissima, perfetta, Perfetta. Buono, sono contenta. Faccio un primo, è venuto proprio bene, Certo. Bene, dai, allora puoi salutare e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, alla prossima!